vivo? Sì! Più forte? Sì! È vero che la critica cinematografica è morta? Sì! E tutto questo grazie a chi? A Pedro Alvarez Montecucco! 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 No! 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 Basta! Con questa immonda gazzarra! Io la credevo volgare, ma non a questo punto! Che idea è questa? Montecucco che è un incontro di box! Lei è volgare e cafone, ben più della produzione che le permette di fare queste sue cafonate, ma che sicuramente non fomenta queste cose! Si vergogni! Pepe, io lo facevo per te! No, non mi chiami Pepe! Pepe sarà lei e sua sorella! Io sono Pedro Alvarez Montecucco e ho del rapporto con la creatività un sentimento religioso! Lei è un pezzente che trasforma un incontro culturale in una specie di anfiteatro di vendita di vacche! Questo sta facendo lei! Va bene, era dai tempi del suicidio di Monica Vitti. No, è viva! È anche impreciso lei. Ho letto sul giornale. Ha letto una notizia falsa. Va bene, ci vuole parlare del suo film. Sì. Ci parli del suo film. Certo. Titolo. Ci parli del suo film. Sottotitolo. Passato e presente. E/presente. Fondue. Regista Pedro González nella Pampa Argentina, metafora dell'inconscio, che mette in scena il Giulio Cesare di Shakespeare. Totale Shakespeare, totale Giulio Cesare, totale Pedro González. Pedro, Cesare, Pedro, Cesare, Shakespeare, Pedro, Cesare, Pedro, Cesare, fondue, colpo di scena, Pedro immagina Cesare a suo tempo, Cesare, Roma, Roma, Bruto, Cassio, Cesare, doghe, daghe, bighe, toghe, daghe, doga, taga, biga, toga, va, primo piano, toga, primo piano, daga. E primo piano. Lei si vergogni! Lo dica allora! Cosa ha pensato? Lo dica! Dica a tutti la sua mentalità davanti allo spettacolo, come rovini in cima. Lo dica, lo dica! Primo piano doga, primo piano daga, eh? Primo piano biga. Bravo, bravo! Imbecille! Queste sono battute da Ambra Iovinelli! Lei è rimasta indietro, non è così che si fa la televisione! E non è così che si fa il cinema! E la smetta di ridere! Vado al Valles Montecucco! È indignato! Piano carrellato circolare diga! Piano carrellato. L'ho inventato io, una cinepresa attaccata a una biga che fa tutto un effetto di movimento. Bene, complimenti. Cesare, Bruto, Cassio, siamo alla fine del primo tempo. Piano mazzolato. Piano mazzolato. Esattamente, sì, è una cinepresa montata su un bastone che dà un colpo secco e si vede tutto l'avvicinamento. L'ha inventato lei. L'ho inventato io. Complimenti. Fine primo tempo. Secondo tempo, scena madre. Ah. Trionfo di Cesare. No, 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 il cinema rivoluzionario argentino è contro la celebrazione dei grandi. È a favore della ripresa, senza che essi lo sappiano, delle umili comparse che hanno collaborato alla costruzione bello, di quel set, bello, di quel bello, film. Bello. Andiamo a vedere questo contenuto. Sporchiamoci le mani. Sporchiamoci, vediamo. Ecco, guardate, la comparsa che si lava i piedi. Questi poveracci. È questa la realtà. Questi disgraziati. La croce realtà dell'argentino. Guardate il pezzente come... come è costretto dietro le quinte. Leggete sui suoi occhi lo squallore di una vita sprecata per niente. Vabbè, ma quello sono io. Ma quale lei? Questo è un attore argentino, si chiama Alfonso Gutierrez, è una somiglianza, voi pezzenti, vi somigliate tutti un po'. E non mi tocchi! Lei fa parte del popolo come lui, ma lui ha molta più dignità di lei, se lo lasci dire. Siamo alla fine del secondo tempo. Colpo di scena, Pedro González, regista, va da Giulio Cesare e dice: non mi piace quello che hai fatto, che mi frega, risponde lui. E uccide Giulio Cesare con 33 colpi di cinepresa sulla testa. Fine. Meno male. Oh. Ci vuole parlare del cast? No, no. Forse meglio anche di lei. Ci vuole parlare dei premi? Sì. Sì. Premio Giulio Cesare, premio migliore interpretazione di Shakespeare in Argentina fatta in quel mese lì e in quell'anno lì. Premio Montecucco dato ai figli del Gerardo Montecucco, che è mio padre, peraltro. Premio miglior giovane di buona famiglia argentino trapiantato in Europa. Pedro, ma secondo te io lo potrei fare il cinema? Tu? Ecco, io. Dipende solamente da te. Da Pedro, me e da te. Pedro, io leggo qua che tu hai vinto la tangente di celluloide. Io mi rifiuto di sottostare a queste tue insinuazioni. Pedro Alvarez Montecucco si alza, è indignato. Dettaglio critico sprofondato nella sua insipienza. Totale Montecucco indignato, carrellata... desolazione interiore del critico, fine!